Sono stata invitata a questa cena dalla mia curatrice per mettermi in contatto con quelle che potevano essere delle persone interessanti per il mio lavoro, dai critici ad altri curatori, a dei giornalisti. Non ho dormito la notte per niente e avevo controllato 3.000 volte che il cellulare fosse carico per mostrare le opere, poi avevo i nervi a fior di pelle. Comincia la cena e quando a noi arrivano i primi, finalmente arriva questa critica e mi si siede a fianco. Ricordo ancora l'immagine viva nella mente di lei che entra, leva sto gran cappotto con tutte queste movenze molto accentuate. Quando si è seduta, l'ultima a cui si è presentata sono stata io. La prima cosa che mi ha detto è stata: ah, quindi sei tu l'artista. Fino a che a un certo punto una delle giornaliste mi chiede: beh, ma tu che stile segui nell'arte? Cosa ti piace? E io ho detto: faccio fatica, la mia risposta è stata: faccio fatica a incanalarmi in una corrente artistica. Dopo aver detto questa cosa sono stata subito interrotta dalla critica, che subito mi ha interrotto dicendomi: beh, ma se tu non hai uno stile, come fai a essere un artista? A quel punto arriva il momento, il fatidico momento, in cui mi chiede di vedere le opere. Mani gelate. Prendo il telefono, apro la cartella e mentre sto iniziando io con le mie mani a sfogliare le opere, in realtà lei mi prende il telefono dalle mani e comincia a vagare nelle mie cose. In questo girare tra le cartelle sento lei che sbuffa, che poi l'allontana, avvicina il telefono, si sofferma nella cartella delle illustrazioni. Gira il telefono, mi guarda e mi dice: questi cosa sono? Io cerco di spiegarle, insomma, che quelli sono progetti, bozze per progetti futuri che ancora non hanno materialità, che io devo ancora scegliere come declinarli, come trasformarli. E lei, ricordo che la cosa che mi dice in quel preciso istante è: vabbè, ma queste cose non le devi neanche far vedere alle persone. Io ricordo che a quella sua affermazione non ho risposto. Ho cercato dentro di me di rimettere in ordine le idee, ma l'unica idea che mi è venuta è: basta, cioè l'arte non ne voglio più sapere. Lei mi dice: beh, ma è chiaro che te non hai studiato arte. Con i suoi occhi, sti occhi giganti, scuri che mi fissavano, volevo morire. La cena si è conclusa malissimo, anche perché col mio ragazzo abbiamo litigato pesantemente durante la serata, quindi mi sono vissuta una solitudine incredibile in quel momento, fino a che appena è stato possibile ho salutato e sono congedata, me ne sono andata. Io sono sparita da tutto questo mondo, chiusa a chiave giù in una cantina, le tele, gli acrilici, le matite, tutto, non c'è più niente in casa. E sono sparita dal mondo dell'arte praticamente tutta l'estate. Ritorna a scrivermi la curatrice e mi dice: dai, beviamoci un vino e mi racconti cosa è successo. Le raccontai tutto quello che successe quella sera. Lei si è commossa, la mia curatrice, e mi ha detto: io per questo amo la tua arte, tu sei una di quelle artiste che proprio non deve smettere. È stato veramente un dolore grande e ogni tanto quando riprendo la tela, ancora oggi, mi viene il nervoso.